Sabatti, lui è uno dei big del reining, siamo al campionato regionale lombardo, Manerbio, come sono andati i primi gol? Io ho sceggiato una cavalla nata per il cutting, io allevo anche oltre che montare a cavallo, e devo dire abbastanza soddisfatto perché è una cavalla che monto poco, nata per un'altra disciplina, ma si è comportata bene anche nel reining. Io a casa ho Sebastiano Valtorta che la prepara e siamo molto soddisfatti, quindi primo gol deciso, nonostante il punteggio, per errori un po' miei, un po' più maturità della cavalla, sono soddisfatto, la cavalla sono di 4 anni. A casa hai qualcosa di interessante? Sì, quest'anno ho tre anni da Futurity, uno in allevamento, in addestramento presso Gennaro Lendi, un castrone figlio del mio stallone, Castro Blackberry, con MS Puro Chic, che sta andando molto bene, e a casa ho una femmina, un maschio, un palomino, figlio di una nostra patrice, anche quello castrone, che sta montando Sebastiano Valtorta e sta progredendo molto bene, e una femmina, figlia sempre di una nostra patrice, Win Pinch Step, per Castro Blackberry, e anche quella sono molto soddisfatto. Probabilmente metteremo la femmina sul non pro e palomino per la parte open. In questi regionali hai visto tanti binomi, e come siamo messi in Lombardia come cavalieri, come reining? No, penso che la Lombardia sia molto ben organizzata e ci sono grandi cavalieri, grandi cavalli, quindi i binomi visti in questi giorni hanno soddisfatto più che altro. Stanno preparando i cavalli per il derby e ho visto un bel lavoro e dei buoni cavalli. Quindi cosa farai prossimamente? Sarà Cremona, no? Sì, no, Cremona purtroppo faccio lo spettatore perché la cavalla che ho sceggiato oggi, 4 anni, non è pronta perché è molto poco e ha poco addestramento. Ho un'altra 4 anni ma ancora un po' verde, sempre figlia del mio stallone, e quindi a Verona farò lo spettatore, penso. Ci vedremo magari ai Futurity dall'Austria in avanti. A casa è anche un altro buon apporto tecnico che è tua moglie, che è Laura. Laura Quaglia, Laura Quaglia. Sì, che segue l'allevamento, il breeding, e poi lei oltre a essere giudice segue anche le performance, e con la cavalla che ho montato oggi fa anche qualche gara di performance, quindi una all around horses. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Ci vedremo poi ai prossimi go. Speriamo.